signora Saggio, chiediamo anche, esatto, a Carla Ruocco, anche perché prima mi stava dicendo riguardo a un servizio che avevamo visto, che il Movimento 5 Stelle si è impegnato in prima persona, no, per aiutare Eddie, la famiglia di Eddie. Sì, assolutamente sì, il Movimento 5 Stelle è vicino a tutti quei cittadini deboli contro cui lo Stato spesso si accanisce, per essere invece purtroppo lo Stato che noi non vogliamo vedere accanto alle lobby e ai centri di pressione di potere, quindi si rivale poi su quelle persone. Noi per Eddie abbiamo aperto una sottoscrizione e siamo vicini alla famiglia con, innanzitutto con affetto e poi con tutte le risorse che abbiamo. Ricordo che abbiamo anche aperto un fondo per le microimprese in cui convergono, confluiscono tutti i nostri, buona parte dei nostri stipendi, e quindi ci impegniamo quotidianamente per stare accanto a quelle persone, perché noi siamo le persone che affrontano tutti i giorni i problemi di quella gente, siamo cittadini come loro. Scusi onorevole, visto che lei è vicepresidente della Commissione Finanze, se Matteo Renzi veramente riesce a fare quello che ha promesso da una settimana, vale a dire trovare i soldi per tagliare il cuneo fiscale, anche il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere felice, no? Noi siamo felicissimi, chiediamo a gran voce che il carico fiscale sia ridotto, perché l'Italia ha una pressione fiscale folle, quindi questo ovviamente ci rende felici. Quello che però ci spaventa moltissimo è che la fregatura è dietro l'angolo, innanzitutto perché le coperture, questa è una storia già che si protrae da Letta e dai governi precedenti, fanno i provvedimenti e poi non hanno le coperture adeguate, lo vediamo con i 13 miliardi e 700 milioni di euro di squadratura sulle coperture che la Corte dei Conti ha rilevato nella legge di stabilità, lo abbiamo visto con l'IMU che ha semplicemente cambiato nome, lo vediamo con l'IRPEF che da un lato lo Stato con la mano destra dà qualcosa a livello statale, con la mano sinistra prende a livello di addizionali comunali, quindi alla fine il saldo per le famiglie abbiamo paura che sia zero o addirittura peggiorativo, speriamo proprio perché no. Non grazie. Ci sono le coperture e questo ci spaventa, grazie. Quindi staremo molto attenti. Grazie onorevole Ruocco.